Ostuni, con il suo parco delle dune costiere, già può sentirsi orgoglioso di portare avanti un discorso di risorse ambientali legate anche ad uno sviluppo agricolo. Quando poi questa possibilità si estende al di là del mare Adriatico, quindi interessando Albania e Montenegro, e in parte anche di Albania e Montenegro, chiaramente il discorso sinergico diventa ancora più interessante. Il progetto che noi ci poniamo è quello di mettere a frutto e valorizzare anche zone agricole scarsamente votate ad uno sviluppo, mi riferisco ai pascoli ad esempio, per cui c'è un progetto da parte del nostro Parco delle Dune Costiere per valorizzare i prodotti, per esempio caseari, del bestiame che non viene allevato in stalla ma viene allevato sul pascolo libero. Quindi diventa fondamentale e quindi si mette anche a frutto e a redditività delle zone abbandonate, ce ne sono in agricoltura spesse, tanto che invece riscoprono un filone che può avere uno sviluppo futuro. È importante questa sinergia, come dicevo prima, perché ci sono molte analogie tra gli stati che ho citato prima, specialmente con l'Albania e il Montenegro, e questo mettere insieme delle realtà, dei parchi, immaginando anche di pensare alla protezione di alcune specie animali, con questo progetto e con questa sinergia diventa un'opera più accessibile e più a portata di tutti.